In questo tutorial continuiamo, come dicevo, con le formine marine e facciamo le steline marine. E per realizzare le steline marine abbiamo bisogno sempre di, cioè io ho lavorato con cotone cablé numero 5 e con lo stesso uncinetto da 1,9 mm. Adesso io insomma ho fatto il bordino col marrone scuro. Voi potete realizzare certo in qualsiasi colore vi piace. A me piace molto la combinazione. E cominciamo a realizzare la nostra stellina. Facciamo di nuovo il cerchio magico. Adesso lo faccio sul dito. Così prendiamo sempre qua, teniamo forte, prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo tramite l'anellino e siamo a posto. E cominciamo sempre con 12 punti bassi lavorati intorno al 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, chiudiamo e lavoriamo così. Entriamo nel primo punto basso, insomma. Con l'uncinetto facciamo un punto bassissimo per chiudere il nostro giro. Adesso lavoriamo così: 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi la sesta, entriamo e facciamo un punto basso. Nelle prossime 5 catenelle lavoreremo delle mezze maglie alte, quindi una. Nella prossima catenella 2, andando in giù, no? Nella seconda catenella 3, 4 e 5 nell'ultima catenella, questa proprio qua con quale abbiamo praticamente iniziato. Quindi 5 mezze maglie alte e un punto basso. Entriamo con l'uncinetto nel prossimo punto basso del giro da 12 punti bassi. Facciamo un punto bassissimo. Facciamo un punto bassissimo e poi nel prossimo ancora entriamo e facciamo un altro punto bassissimo e di nuovo 6 catenelle, 7, scusate, 2, 3, 4, 5, 6. 7 catenelle. Nella sesta catenella o seconda dall'uncinetto facciamo un punto basso. Poi nelle prossime 5 facciamo dei mezzi punti alti. 1, 2, 3, 4. 5 qua nell'ultima catenella, cioè la prima fatta. Nel prossimo punto basso entriamo con l'uncinetto, facciamo un punto bassissimo. Nel prossimo ancora entriamo con l'uncinetto, facciamo un punto bassissimo e 7 catenelle. 3, 4, 5, 6. 7 catenelle. Nella seconda catenella dall'uncinetto o sesta da giù da dove abbiamo iniziato, facciamo un punto basso e nelle 5 catenelle rimaste mettiamo in ognuna di loro un mezzo punto alto. 2, 3, 4, 5 nell'ultima catenella. Ok, entriamo di nuovo nel prossimo
Facciamo un punto bassissimo e nel prossimo facciamo un punto bassissimo e cominciamo un altro, diciamo, raggio, lo chiamiamo. Ne ho fatti 3, dobbiamo farne ancora 3 per arrivare alla fine del nostro giro della stellina marina. Sono alla fine, ne ho ancora uno e due, l'ultimo punto, mezzo punto alto, ENA. Voglio prendere, ok, così due parti dell'asola della catenella e adesso entro nell'ultimo punto basso, faccio il punto bassissimo e qua nel primo punto bassissimo, se ci riesco a entrare, faccio un altro punto bassissimo per chiudere e taglio il filo. E non faccio nessun nodino perché comunque dopo vengo con il marron. Ok, e tiro forte. Ecco ciò che abbiamo fino qua. Adesso ciò che dobbiamo fare è mettere il bordino, che lo potete mettere sia dallo stesso colore che da un, non lo so, un azzurro più scuro, da, insomma, io lo faccio sempre marron. Facciamo il nodino di sicurezza, il nodino iniziale, scusate, e ci infiliamo con l'ago qua da qualche parte dove abbiamo finito, da qualche parte. Costretta la situazione qua, ma insomma, ecco qua mi vuole infilare, insomma, ce l'abbiamo fatta. Ok, entriamo, facciamo una catenella e poi nel primissimo punto rimasto, che è questo qua, proprio questo qua, asola rimasta dalla catenella, asola non lavorata, entriamo con l'uncinetto. Così, ho preso un po' di più, ma insomma, questa prima è un po' ok. E facciamo un punto bassissimo. Dopodiché, nelle asole successive, facciamo, eccole, queste qua, facciamo dei punti bassi fino su. Ecco, dei punti bassi, così. Ups, l'asola rimasta, no? Ci sono 3 asole, su 2 abbiamo lavorato e ci sono rimaste, c'è rimasta questa qua, asolina solitaria, dove lavoriamo il bordino. Ne abbiamo ancora una delle nostre 6, no? Invece qua, vedete, questa in cima è la settima. Abbiamo fatto 7 catenelle, no? Entriamo anche in questa e facciamo il picot. Facciamo un punto basso, una, due, 3 catenelle. Scendiamo, prendiamo dal punto basso, ups, due asole, così, il nostro picot, filo sull'uncinetto, entriamo tramite queste due e entriamo tramite l'anello sull'uncinetto per chiudere il nostro picot. Adesso entriamo nei punti bassi. Adesso questo l'ho lavorato così, ma comunque solo nelle asole esterne. E andiamo in giù a lavorare sempre così, dei punti bassi. Molto semplice e carino. Come vi dicevo, non dovete nemmeno inamidare, avete tutto pronto. Magari se non vi piace questa forma un po' così, magari potete dare un colpo di ferro da stiro e così siete a posto. A me piace. Ok, sono arrivata alla fine e adesso la stessa cosa. Entro qua, prendo qua anche un'asola va bene, in mezzo, faccio un punto bassissimo. Poi sul lato ho questo qua, vedete, questo
entro in questo e faccio un altro punto bassissimo. E adesso nel resto delle asoline rimaste non lavorate dalla catenella faccio dei punti bassi. 1, 2, 3, 4 e 5, no? Perché nella prima abbiamo lavorato un punto bassissimo. Nella settima, no? È stata questa una che abbiamo lavorato il punto bassissimo più 5 di punti bassi. Nella settima catenella, questa qua, vedete cos'è rimasto qua? Entriamo, prendiamo il filo, facciamo un punto basso e 3 catenelle, 2, 3 catenelle, poi chiudiamo il picot perché questo è il nostro picot con un punto bassissimo, insomma, no, non vuoi proprio chiuderti. E mi sa che ho fatto qualcosa di sbagliato, non lo so che cosa, ma non ho preso bene qua. Ma è possibile? Sì, è possibile. Ok, ho chiuso il picot finalmente. E adesso solo nell'asola esterna, come vi dicevo, andiamo in giù lavorando dei punti bassi proprio nei punti del punto basso e nei 5 punti mezzi punti alti. Pieghiamo così il prossimo raggio perché così è più facile da lavorare. E niente, tutto qua. Adesso sono arrivata di nuovo alla fine. Prendo uno qua dei punti bassi, uno qualsiasi, faccio un punto bassissimo e vado a cercare la mia prima catenella che è questa qua. Ok, questa qua, vedete? Entro e faccio un altro punto bassissimo, dopodiché nelle prossime 5 ancora faccio, ups, preso 2, faccio dei punti bassi. 1, ecco, 2, 3, 4, 5. Arrivo nel settimo, no? Nella settima catenella, come vi dicevo, questa in cima qua la prendo e faccio il mio punto basso con picot. Dopodiché scendo sui punti. Ecco, così chiudiamo il picot e scendo sulle asole esterne dei punti. Ok, finiamo il tutto, poi vi faccio vedere come rifinire, come chiudere con i nodini tutto. Ok, io ci sono quasi arrivata alla fine. Potete, non lo so, mettere nel picot una perlina, qualcosa per se volete farlo un po' più carico. A me, sinceramente, entriamo qua dove abbiamo iniziato, insomma, da qualche parte per fare. Cioè per finire punto bassissimo come al solito chiudiamo e qua è perché ci troviamo con due nodi. Io faccio così, quindi prendo i due azzurri, questo sopra lo possiamo portare un po' più vicino alla codina, ecco, alla codina del cerchio magico e facciamo il nodino, ecco così. Ma stringete proprio
con passione. Ok. Anche qua. Ops, non voglio tagliare questi marron. Ma vedete cosa sto facendo? Che io non lo so, sono così concentrata che non ci guardo neanche. E adesso questi marron. Ugualmente, e come vi dicevo, io ho fatto così, mica per altro, ma per stare sul sicuro che i miei nodini non si snodano. Wow, bene. Quindi, così, così. E come vi dicevo, prendo qua un tipo di smalto, vedete, non ho bianco o non ho trasparente, o di questo un po' rosa, così non voglio farvi vedere che tipo, che marchio, perché non faccio pubblicità qua. E andiamo un po' sopra. Tutto qua, vi volevo far vedere la tattica. Tanto lo smaltino qua si impregna nel nostro tessuto, non nel nostro tessuto, insomma, nel tessuto dell'orecchino qua, perciò vedete, lasciamo che si asciughi, facciamo ugualmente anche qua un pochettino, così sul nodino, lasciamo che si asciughi e pronti, tutto qua. Quindi, come vi dicevo, non dovete inamidarlo, se non vi piace, perché vedete viene un po' così, possiamo anche, insomma, un po' così. Se non vi piace, ma a me piace proprio questa forma così un pochettino. Se invece non vi piace, nessun problema, date un colpettino di stiro e siamo a posto. Va bene, io spero che vi siano piaciute le mie stelline. Quindi ne ho tre, uno ciondolino e due orecchini. E sempre così faccio anche con le conchiglie. Ok, al prossimo tutorial.